Perché siamo conciati così? Perché oggi abbiamo deciso di regalarvi uno speciale per Halloween. Uno speciale, vi presentiamo 10 film horror consigliati divisi in due categorie, la categoria dei classiconi e la categoria dei film moderni, contemporanei, se vogliamo. Ok? Premessa, io sono un cagasotto, quindi questi li ho visti quasi tutti, giuro. Però ve ne parlerà un po' meglio lui, perché io sono un cagasotto. Iniziamo subito, spariamo subito un classicone. Il più classico, forse dei classici, no? È La notte dei morti viventi. La notte dei morti viventi è un film di George Romero. Importanza di questo film. Questo film è diventato leggendario, se vogliamo. Ha delineato quella che è l'idea dello zombie, diciamo, nella testa di chiunque, Cioè, praticamente. quell'idea di zombie lì non esisteva prima di Romero. Assolutamente. È un film che, se non avete visto, vi consiglio di vedere, soprattutto se siete degli appassionati di horror. Perché comunque è un film che ha segnato appunto la storia di questo genere, ma in realtà ha segnato un po' il passo rispetto ai film in generale dopo, no? È un film anche con dei messaggi di fondo fortissimi e anche abbastanza chiari, voglio dire, Romero non li ha mai nascosti. È bellissimo sentirli fare tipo il critico cinematografico e poi c'è il campanellino che forse in camera non si vede. Questo coso che rimbalza, una roba meravigliosa. Il secondo film che vi regaliamo è Nosferatu il vampiro, il primo forse film horror della storia del Sì, cinema. uno dei primi, uno dei più grandi di sempre, anche perché stiamo parlando degli anni 20, anni 30, È un film di Friedrich Murnau, è un regista tedesco, è praticamente il film che poi ha dato inizio, no, a tutta una serie di film su mostri tipo. Stiamo parlando di Frankenstein, no? Sì, anche. Cioè, se pensate poi a quello che sarà appunto poi il Frankenstein Junior di Mel Brooks. Anche quello trarrà ispirazione, soprattutto a livello fisico, da quel film. Certo. Nonostante quello sia un film comico, sia un film Certo. parodistico, però è un film che ricalca quei temi lì, ricalca quella, soprattutto quelle immagini lì. Sai, l'idea del castello, eccetera, eccetera, in un certo modo. Ripreso in quel modo lì, sì, è tutto, diciamo, fa parte di quel immaginario che si è creato anche grazie a Nosferatu il vampiro, che è una pellicola che vi consigliamo di recuperare, che dura molto poco, dura tre quarti d'ora se non Sì, è una sbaglio. pellicola molto breve, sì. È una pellicola molto breve, anche perché per l'appunto è molto vecchia, il film è muto e vi consigliamo di guardarlo perché comunque è storia del cinema. E passiamo al terzo film di oggi, dei classiconi. Il terzo film di oggi è un film di un regista italiano, non possiamo non mettere Dario Argento quando si parla di cinema horror. E vi mettiamo Suspiria di Dario Argento, una storia con le streghe. Con le streghe. È un film molto interessante, molto bello da vedere, molto elaborato per quanto riguarda la fotografia. Quindi un film che non è solo un horror dal punto di vista, ecco, non è solo un horror perché fa paura, ma è anche un bel film per quanto riguarda la sua struttura di base, proprio a livello tecnico, stiamo parlando di un bel Tra film. l'altro poco tempo fa c'era la notizia che Dario Argento ha scritto la storia di un Dylan Dog. Noi stiamo aspettando questa storia veramente fremente, perché Come potete notare, in ogni puntata dietro di noi c'è sempre un Dylan Dog diverso. Noi siamo dei buoni lettori di Dylan Dog, quindi Dario, però come scrivevi negli anni 70, non come negli anni 2000, mi raccomando. Dario Argento ha scritto, senza dilungarci troppo, Dario Argento è uno dei registi che ha scritto veramente la storia di questo genere. Insieme ad altri registi italiani come Fulci, come Lamberto Bava, hanno scritto la storia di questo genere. E Argento è apprezzatissimo anche in America. Profondo Rosso, che è una colonna sonora che sicuramente avrete sentito. E il quarto classico di cui vi volevamo parlare è Nightmare. Nightmare, Freddy Krueger, dell'84. ragazzi, Wes Craven, capolavoro, E stiamo capolavoro parlando assoluto. soprattutto di uno dei personaggi che, se vogliamo, è entrato di più nell'immaginario collettivo del terrore, no? È il personaggio di Freddy Krueger.
è entrato molto nell'immaginario collettivo perché innanzitutto ha questo suo design appunto del personaggio molto particolare. Io credo che si potrebbe fare un paragone fra Nightmare e It, nel senso, cosa hanno in comune secondo me queste due opere? Prendere qualcosa di inoffensivo o di legato a una dimensione di sicurezza e renderlo spaventoso, nel senso, It cosa fa? Prende un clown, il pagliaccio, che è comunque l'emblema, no, del gioco per bambini, certo, del divertimento dei bambini, e lo rende spaventoso. E cosa fa Nightmare? Prende la dimensione del sonno e del sogno, cioè la dimensione in cui tutti noi dovremmo essere al sicuro, ci sentiamo più al sicuro, e la rende una dimensione appunto orrorifica, spaventerribile, facendo una crasi. E cos'è che hai fatto tu? Una crasi. Cos'è che hai fatto? E cosa vi stavo dicendo? Bellissimo, vi consiglio di recuperarlo, però io vi dico che quando l'ho visto non ho dormito, perché comunque, cioè, pensare al fatto che se dormi arriva Freddy Krueger non è stato semplice. Aggiungo, il personaggio di Freddy Krueger, il film di Nightmare, ci pongono anche i film di Nightmare, perché sono tanti tantissimi, si pongono su due livelli, diciamo, quello visivo del semplice dell'horror più diretto, più semplice, quindi quello col sangue, i mostri, eccetera, eccetera. Ho detto i mostri brutti. Quello dei mostri, così, è quello psicologico, no? Del fatto che questi personaggi a un certo punto non vogliono dormire per preservarsi da Krueger, e quindi che nasca questa maratona con lui che li aspetta per quello che è l'inevitabile, cioè il prendere sonno, e loro che combattono per non dormire. Questo è molto interessante. E passiamo al quinto classico subito, immediatamente. Quinto classico, Rocky Horror Picture Show. Il Rocky Horror Picture Show non è sicuramente la nostra benedetta dietro la camera in brodo di giuggiole. Non è sicuramente... Sì, ho detto in brodo di giuggiole. Hai il cappello nel mio occhio. Il Rocky Horror Picture Show non è sicuramente un film horror. Non è un horror classico. Possiamo dire non è un horror, semplicemente. È un musical. Un meraviglioso musical che ha però... Il musical più bello di sempre. Sì. Che sia stato ripreso, sì. Nel senso cinematografico. Ah, ok, no, non stavo vedendo che significava. Stiamo parlando però comunque di una dimensione che prende comunque dall'immaginario horror, horror, sì, ma dall'immaginario horror, per arrivare poi a quella forma di grottesco, no, che presenta sullo schermo. Stiamo parlando di un Carrie al massimo livello. Non ha mai toccato una vetta così alta nella a mio avviso la recitazione non ha mai toccato una vetta così alta. Ma queste sono mie opinioni. Tra l'altro c'è Susan Sarandon che sta... Mi metterò una foto, proverò a mettervi una foto se c'ho voglia da qualche parte qui di là, dell'attrice che rende. Comunque, se siete dei cagasotto come me, potete vedere questo e comunque fate bella figura su Instagram quando mettete le storie, così i vostri amici cretini non lo sanno che state guardando. Sembra la roba dei mostri. E vi lasciano stare. Però comunque un bel film, guardatelo tutto l'anno, anche a Natale. Noi ve lo consigliamo. Passiamo ai 5 film moderni. 5 film, quindi, che sono usciti negli ultimi 15-20 anni. Sì. Il primo è Halloween, di Rob Zombie. Rob Zombie è un regista veramente molto molto crudo nelle immagini. E infatti, cioè, piace tirare fuori questa... Sì, lui è anche gore in certi punti, splatter. E poi, fra l'altro, noi ve l'abbiamo messo in due... abbiamo messo due suoi film. Io guardo là perché sta benedetta come una cretina col foglio. Io la guardo. Lo guardo perché sennò non ricordo nulla della mia vita. C'è una mosca. Le streghe di Salem è l'altro film di cui adesso vi parliamo. Però ora parliamo di Halloween. Halloween, ragazzi, è un film... che se vi piace Rob Zombie dovete vedere, nel senso, è un film in cui ci sono tutti gli elementi della cinematografia di zombie che poi caratterizzano e caratterizzeranno la sua cinematografia. C'è questo gore, c'è questa quantità di sangue, di morte. A lui piace così, a lui va bene. Ma non è un film, nonostante questo, paragonabile a quell'horror che poi si è affermato un po' negli ultimi anni, che è un horror...
che a me non piace tanto. Cioè, è un horror che si sta affidando troppo allo jumpscare e poco, poi ha una storia che sia veramente ed effettivamente una storia potente che faccia paura. Questo film, nonostante sia gore, nonostante quindi abbia la crudezza delle immagini, è un film forte per quello che è il suo contenuto, per quello che è il suo messaggio e per quello che ti lascia dopo la visione. Cioè, l'horror non è horror solamente nel suo spaventarti al momento dell'immagine, è anche quel senso di inquietudine che ti lascia alla fine della visione, no? Sì, assolutamente. E molta inquietudine, molto disagio lo senti anche quando guardi Le streghe di Salem, che è un altro bel lavoro. Le streghe di Salem, che è un altro che è un altro bel lavoro del nostro Rob Zombie, che di nuovo mette mano alla tradizione, questa volta delle streghe, della stregoneria, il culto dell'anticristo, eccetera eccetera, lo inserisce in una storia legata, se vogliamo, anche alla musica, che è un ambito in cui sappiamo il nostro amico Rob Zombie bazzica parecchio, e tira fuori un bel film che vi consigliamo di guardare in questo Halloween. Potete fare anche una maratona, cioè voi ve li schiaffate uno moderno poi uno uscite vecchio. A coltellate probabilmente uscite a coltellate qualcuno. E altro film non poteva mancare un film tratto da un libro di Stephen King. Abbiamo deciso di mettere un film tratto da un racconto breve che è 1408, tratto appunto da un racconto breve di Stephen King. Perché abbiamo deciso di mettere questo? Perché forse è quello tra i film tratti da opere di Stephen King realmente più horror, nel senso Stephen King viene definito il maestro dell'horror, ok, siamo d'accordo, ma non possiamo secondo me accostare Stephen King all'horror classico. Cioè, Stephen King scrive dei libri meravigliosi, fantastici, lunghissimi, ma meravigliosi, però non sono horror classico, quindi attenzione a dire è horror, non è solamente horror, cioè sarebbe una semplificazione, sarebbe una semplificazione secondo me dire che Stephen King fa dei libri che trattano solo l'horror. Sì, o meglio, diciamo che non tratta, quando tu produci un libro ogni 6 mesi come fa Stephen King, non puoi fermarti ad una produzione di quello che è l'horror classico, altrimenti dopo 2 anni hai finito e devi andare ad esplorare altri antri della paura, cioè devi trovare altre paure umane che sono differenti dall'orrore puro, dal raccapriccio puro che anche si intende. Anche perché è difficile comprendere appieno King, nel senso King non è stato contento dell'adattamento che Kubrick ha fatto di Shining, cioè a King non è piaciuto. Un altro film che vi consigliamo è La terra dei morti viventi di Romero. Un altro film sugli zombie, un altro film horror con i morti viventi, che vengono modernizzati, se vogliamo, da Romero. Una delle cose che ci lasciò più sgomenti prima della morte... Prima della morte del regista fu quello che disse in un'intervista, se non ricordo male, fatta dal Frusciantone Nazionale, di cui vi lasciamo il link al canale in descrizione. Disse che non lo facevano lavorare, non gli davano i soldi per fare i suoi film. Ovviamente poi chiarì subito: non è che non mi vogliono dare i soldi per fare i film, non mi vogliono dare i soldi per fare il film che dico io. E questo è interessante, vedere che un vecchio di 80 anni che ha creato un genere non riesce a trovare i soldi, non perché non glieli vogliono dare, ma perché lui non è disposto a fare quello che altri gli impongono. Questo ci fa capire che tipo di grande regista sia stato Romero per tutto il cinema e non solo per il cinema horror. E l'ultimo film di cui vi parliamo oggi è The Woman in Black. The Woman in Black è un film recentissimo, forse il più recente di quelli di cui vi abbiamo parlato oggi, sicuramente il più recente. È gran bel film, è un film che balla sulla linea tra il thriller e l'horror. Nel senso, ha una storia che effettivamente è più da thriller che da horror, però poi ha quegli elementi di fantascienza, psichica, no? Da horror. E una cosa che ci è piaciuta tanto di questo film è stato vedere Daniel Radcliffe, Harry Potter, dei film,
Questa cosa ci costerà tanto. Questa cosa. Io devo litigare con tutti i fan di Harry Potter. Tutti. Che offre un'interpretazione. Come on! Che offre un'interpretazione. Un'interpretazione. Vai, veramente. Offre un'interpretazione veramente degna di nota, secondo me. Cioè, fa un'interpretazione veramente forte. Non è semplice il ruolo che ha in quel film, perché lui è il protagonista assoluto, nel senso tutto il resto dei personaggi gli gira intorno. Lui è il perno, no? Sì, è il perno della storia. E secondo me regala un'interpretazione veramente intensa. Cioè, mi è piaciuto veramente tanto. Ho avuto modo di vederlo in lingua originale. È stata una bella interpretazione, è una bella crescita di questo ragazzo. Quindi, secondo me ci regalerà soddisfazioni. E niente, io direi che no. Abbiamo dileggiato la nostra dignità abbastanza. Oltre a questi film, naturalmente ce ne sono tanti altri. L'horror è pieno di è pieno di merda. Pieno di merda, ma ci sono un sacco di film brutti nell'horror. Forse pieno. Il genere che ha tirato fuori più sì, trash della storia. Abbiamo visto delle ci sono delle cose nel genere. Cose bellissime, tipo la Babysitter su Netflix. Che è stupendo. Questa roba nel genere horror veramente pessima. Detto questo, noi andiamo a cercare di recuperare quel filo di umanità che ci è rimasta sotto questo trucco. Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata, che non sappiamo quando sarà, però ci sarà.